Siamo alla casa madre delle suore vocazioniste di pianura per la sesta edizione del premio Don Giustino. Qui con noi il presidente Leonetti. Presidente, ecco, quest'anno ci sono tante novità. Vogliamo far comprendere ai nostri telespettatori come si articolerà questo premio? Sì, quest'anno questo premio assume una valenza ancora più importante, in considerazione del fatto che quando prima il processo di canonizzazione per il nostro Beate va avanti e quindi ci auguriamo anche quanto prima di raggiungere quest'altro grande obiettivo, cioè la canonizzazione del nostro Beate. Quindi, Presidente, anche quest'anno si è voluto premiare ovviamente l'eccellenza del territorio, non solo, quindi il giornalismo, la cultura, le associazioni, ma soprattutto ecco, alcuni sacerdoti della Casa dei Vocazionisti. Sì, abbiamo premiato, abbiamo fatto una gestione tutta particolare, anzi migliorativa, prendendo in considerazione un gruppo di associazioni che operano sul territorio, tra cui l'Associazione Libera, l'Associazione Maddalena, il gruppo delle Vincenziane, l'associazione Xenia e poi pigliare in considerazione anche i padri vocazionisti, in primis il vicario generale Don Ciro Sarnataro, l'uomo che ha dato un grosso contributo per la beatificazione del nostro Beato, poi Don Vittorio Zeccone, importante per la sua associazione Mattia, il volontariato per i giovani, che sta facendo cose eccezionali sul territorio e fuori il territorio di pianura. Ecco, con questa presentazione del Presidente Leonetti non ci resta altro che seguire e vedere le interviste. Enzo, tu sei anche il vicepresidente degli Amici Don Giustino, quindi vogliamo spiegare ai nostri telespettatori ecco, questi premiati, come sono stati scelti e quindi oggi noi abbiamo la didascalia per far conoscere cosa hanno fatto e come si rappresentano nella società. Sì, stasera noi abbiamo 17 premiati. E praticamente premiamo il campo della solidarietà, del volontariato, del giornalismo, della cultura. E per il giornalismo, per esempio, premiamo il dottor Amedeo Finizio, che è un volto noto della carta stampata. Lui è un avvocato, giornalista pubblicista, opinionista, cultore dello sport, della cultura. Insomma, un uomo che opera a 360 gradi nel campo culturale. Enzo, abbiamo visto anche le associazioni che sono state premiate. Certo, sono quattro associazioni che operano sul territorio, tra cui c'è l'Associazione Libera e chiaramente abbiamo assegnato un premio per la legalità. È un'associazione nata da poco, ma già la sua voce l'ha fatta sentire in tutto il quartiere e non solo. Quindi si è voluto ovviamente coinvolgere il territorio, i giovani. Ma non solo il territorio di pianura, perché diciamo, con questo premio noi vogliamo raggiungere altri obiettivi e non circoscrivere praticamente a quello che è il territorio di pianura. E anche quest'anno diamo un premio per la cultura e quest'anno onestamente è stata una scelta veramente ponderata, perché l'associazione che noi premiamo praticamente la cultura è veramente un fiore all'occhiello per questa associazione, ma non solo in Italia, ma in tutto il mondo possiamo dire. Nella città di Napoli, attraverso l'omonimo premio Megaris, giunto quest'anno alla 27esima edizione, questa associazione ha fatto tantissime cose per la cultura. Quindi questo premio sta a sottolineare il vostro impegno, dicevamo la professionalità, ma soprattutto l'amore per questa città. Purtroppo sì, dico purtroppo perché è una vita da quando avevo 21 anni che faccio associazionismo e da quando è nato il Megaris praticamente mi dedico a lui completamente, perché meritano innanzitutto i nostri artisti, poeti, scrittori, anche pittori, anch'io sono un pittore, quindi ho scoperto anche che il buon carissimo amico è pittore e quindi vorrei che quest'anno concorresse anche nel settore della pittura. Però lo facciamo con passione, perché queste cose, l'associazionismo, se non si fa con passione, scade nel tempo e finisce. Concetta, tu ti occupi della cultura e non solo, ecco, riesci a coordinare
questi magnifici eventi. Vogliamo un po' far conoscere ai telespettatori come verranno premiati questi personaggi? Allora, quest'anno abbiamo esteso la premiazione e la conoscenza di Don Giustino anche fuori quartiere. Infatti premieremo una scuola, quindi dei ragazzi che si sono approcciati alla conoscenza del santo e della sua spiritualità facendo degli articoli su un giornalino scolastico, l'Italico. La cosa ci ha entusiasmato e interessato, perché far conoscere alle nuove generazioni la spiritualità del Beato, la sua vita, è uno dei scopi cardine della nostra associazione. Quindi siamo ben lieti di accogliere nella famiglia giustiniana la preside della Cariteo Italico. Preside, dalla scuola si incomincia ovviamente a trasmettere valori, principi, ma soprattutto, ecco, questo messaggio che il Beato Giustino, ecco, ci teneva che venisse divulgato. La scuola deve essere il punto in cui le nostre tradizioni, le nostre origini hanno riscontro. I ragazzi della scuola sono abituati ad esprimersi con diversi linguaggi e il giornale è uno di questi mezzi con cui si esprimono. La conoscenza di un beato territoriale, noi siamo nella zona Flegrea, diocesi di Pozzuoli, è importante che loro sappiano valorizzare le loro origini, le nostre tradizioni, la nostra cultura. Dicevamo fare rete proprio per coinvolgere il territorio, non solo, per far conoscere dei progetti fantastici che sono finalizzati al bene. Sì, in effetti noi operiamo principalmente per il supporto e sostegno alle donne che subiscono violenza, ma se non facciamo rete non possiamo sostenerle e supportarle. Siamo un'organizzazione che fa rete sia con le istituzioni scolastiche, con le forze dell'ordine, con i servizi sociali, col comune, con la regione, perché senza la rete in effetti non possiamo sostenere e supportarle. Purtroppo questo territorio ha, come dire, la sua vittima per quanto riguarda il femminicidio, perché proprio 6 anni fa Pina di Fraia fu prima picchiata, poi investita e poi ammazzata, bruciata dal marito. E quindi questo territorio ha, come dire, anche l'obbligo, l'onere, il dovere di ricordare Pina. Enzo, anche la musica è stata premiata. Certo, anche la musica. Abbiamo qui il nostro Michele Montefusco, il quale praticamente ha calpestato tutti i teatri nel mondo, dal Sistina di Roma al Madison Square Garden di New York. Maestro, come possiamo commentare questo premio? Guarda, io sono sorpreso e meravigliato, vabbè, in senso positivo, di questa iniziativa, talmente proprio che mi ha colpito. Vabbè, io sono musicista dell'Orchestra Italiana di Arbore, si sa, da 30 anni abbiamo portato in tutto il mondo la napoletana, quella nobile, quella, diciamo, anche molto riconosciuta al nord, comunque riconosciuta in tutti i paesi del mondo, insomma. Quindi questo gesto di fare grandissime platee, abbiamo suonato con Ray Charles, Dulce Ponte, insomma, con grandissimi nomi. Mi ha moltissimo questo premio. No, molto, perché è venuto spontaneo, cioè come se uno ti osserva e tu fai la tua vita normalmente, no? E dice, senti, ma sai che tu forse... E hai delle qualità. Io, questa è una cosa che, mamma mia, gratifica più di ogni altra cosa al mondo. Sì, una bella cosa. Ecco, vediamo alle mie spalle i premi, Don Giustino. Antonio, tu ti occupi anche della comunicazione, quindi dobbiamo dire il volontariato, le associazioni, ma soprattutto i giovani. Quest'anno, proprio per una questione di brevità e di spazio, daremo il premio, il trofeo Don Giustino, che da un punto di vista, voglio dire, venale non ha valore, ma ha un altissimo valore simbolico. E quindi premieremo 4 associazioni di volontariato: Xenia, Maddalena, Libera, che è nata da poco a livello locale, però è espressione di una situazione nazionale, e poi il volontariato vincenziano. Chiaramente ci sarà anche la musica, il premio che noi daremo per la musica, e soprattutto a uno del territorio, ma anche tanti altri che agiscono fuori del territorio e che hanno una valenza nazionale, così come Calendo, di cui voglio fare il nome perché è uno nostrano del territorio, che è stato uno degli artefici del gruppo Il Giardino dei Semplici, che tutti conosciamo. È una bella iniziativa che dà spazio a tante realtà del territorio
E però devo dire una di queste in particolare voglio segnalarle, il gruppo volontariato vincenziano che agisce sul territorio da più di 30 anni e deve, diciamo, la nascita a una compianta signora Rita Parente, e stasera ci sarà il figlio a ritirare il premio, che ha dato l'input per questa associazione. Adesso ci sono altre, quelle le ha lasciato praticamente il segno, ha lasciato un'eredità spirituale, un testamento spirituale. E quindi voglio ricordarla, perché poi insieme abbiamo iniziato anche un'attività di volontariato e noi come gruppo musicale e sociale esterno abbiamo dato sempre l'appoggio con feste e abbiamo donato, diciamo, il nostro apporto, oltre che da un punto di vista economico abbiamo raccolto un po' di soldini di cui ha bisogno tantissimo questa associazione. Giovanna, lei ritirerà il premio ovviamente di una persona speciale stasera, che purtroppo non è presente, e lei ritirerà questo premio. Vogliamo un po' spiegare ai nostri telespettatori, ecco, come ha vissuto, ecco, sua mamma? La mamma è sempre stata legatissima alla Chiesa, in particolare a Don Giustino, che ha conosciuto da ragazzina, hanno diviso veramente il pane insieme. E io mi ricordo che anche quando ero piccola lei è sempre stata, non dico prima per la Chiesa e poi per la famiglia, ma quasi. Ha gestito il catechismo per 30 anni e ci sono ancora signori adesso d'età che se la ricordano come la maestra del catechismo. Quindi veramente siamo felici di questo premio che stanno per dare a mamma, purtroppo alla memoria, ma siamo onorati e speriamo che da lassù lei sia contenta e ci guarda. Don Antonio, lei è il padre generale della famiglia dei vocazionisti, quindi dobbiamo dire che quest'anno è stato molto bello, ma soprattutto pieno di iniziative. Abbiamo anche la canonizzazione prossima del Beato Giustino, che tutti aspettiamo con ansia. Sì, la canonizzazione è in corso. Il processo diocesano abbiamo già concluso. Adesso sta nelle mani della Congregazione per la Causa dei Santi. Certamente c'è il tempo della verifica. E noi attendiamo con speranza che possiamo avere lì quanto prima. Credo che la nostra collaborazione più grande in questo momento è continuare a pregare. Perché? Perché Don Giustino sia dichiarato santo. Come abbiamo detto tante volte, non per noi, perché siamo sicuri. La sua santità è grande. Il suo esempio ha attirato e continua ad attirare tanti. Però ecco, la Chiesa ha bisogno di sapere, perché i santi sono i testimoni della possibilità di vivere il Vangelo. Ecco perché Don Giustino, quando sarà dichiarato santo della Chiesa, se fa già il bene fra noi, continuerà a fare in tutto il mondo, e questo per noi è un motivo di gioia e di rinnovata speranza. Don Castiglione, lei ha conosciuto, ecco, quest'apostolo della santità che è il Beato Giustino. Ecco, vogliamo un po' ricordarlo stasera, che ci sono questi magnifici premi? Certo, è un onore, un piacere, una gioia per me ricordare Don Giustino. Era di una tenerezza, di una soavità, di una vicinanza all'ultimo ragazzo e anche all'arcivescovo, al cardinale. È stato sempre così dolce, così sereno, così soave, e tutta la sua vita è stata amore, niente altro che amore. Fatti santo è una conseguenza dell'amore, perché la carità, solo la carità, cioè carità che significa amore grande, quella proprio divina, quella ci fa santi. Okay. Don Antonio, quindi dobbiamo anche parlare di questa associazione Amici di Don Giustino, che ovviamente fa tanto per attirare, non solo coinvolgere con lo spettacolo, con la musica, ecco, per attirare anche alcune persone a far sì che possano donare, ecco, non solo la loro disponibilità, ma stare a fianco dei padri vocazionisti. Certo, anche questo Don Giustino è stato un vero profeta, è stato uno che ha vissuto e ha visto, ha previsto il futuro, perché oggi non si può pensare ad una congregazione senza i laici. Don Giustino ha fondato una grande famiglia, ha voluto un diluvio di santi per opere sante. Ecco perché gli amici di Don Giustino entrano a pieno diritto a questa partecipazione. Sono loro che, con la loro vocazione battesimale, laicali, cercano di fare Don Giustino conosciuto lì dove loro abitano.
dove lavorano, dove vivono il loro quotidiano, e questo è molto importante per noi. Loro arrivano dove noi tante volte non possiamo arrivare, e è giusto che sia così, perché non siamo onnipresenti. La Chiesa distribuisce i doni dello Spirito Santo a tutti quanti, e Don Giustino ha voluto proprio così, una grande famiglia, non ha voluto nessuno fuori, proprio perché il mondo ha bisogno di questo annuncio, ma non soltanto l'annuncio delle parole. Ogni amico di Don Giustino che si coinvolge nella sua opera è una testimonianza della possibilità della condivisione, della possibilità di amare, della possibilità di lavorare per le vocazioni. In questa nave vocazionale c'è spazio per tutti quanti, e siamo profondamente grati a tutto quello che gli amici di Don Giustino hanno fatto, fanno e certamente continueranno a fare per la nostra famiglia vocazionista. Don Ciro, questa sera lei sarà premiato soprattutto per l'impegno, per la vocazione, ecco, ma per questo impegno sui giovani, ecco, che i giovani devono conoscere la figura del Beato. Beh, innanzitutto il mondo giovanile è sempre stato un mondo in cui il Beato si è appassionato, anzi è proprio grazie al mondo giovanile che il Beato ha iniziato la sua opera a favore delle vocazioni. Quindi, allora, ancora una volta dobbiamo dire il messaggio del Beato Giustino, ecco, entra nei cuori di questi giovani. Soprattutto, a loro è arrivato per primo quel messaggio che lui sempre in ogni momento lasciava ad ogni persona che incontrava, ovvero quella ispirazione a farsi santo e naturalmente a realizzare una vita nella piena comunione, potremmo dire, della volontà di Dio, e nel realizzare il progetto di Dio nella propria vita come vocazione. Sor Chiara, lei è la madre generale ovviamente di questo magnifico ambiente, ma soprattutto, ecco, dicevamo, le suore vocazioniste che ovviamente fanno tanto per far conoscere e mantenere viva ovviamente, ecco, la figura del Beato Giustino. Questa sera la sesta edizione del premio Don Giustino, quindi cosa possiamo dire, ecco, ai nostri telespettatori? È una gioia, perché ciò che rimane nel tempo viene da Dio, e siamo felici di partecipare a questa sesta edizione dando gloria a Dio e certamente incrementando di più l'amore a colui che è nostro Padre Beato. Don Antonio, come possiamo concludere, ecco, questa sesta edizione magnifica, ma soprattutto ha coinvolto un po' le varie associazioni? Abbiamo visto premiare la cultura, abbiamo visto premiare tante persone che si sono sempre schierate a fianco della famiglia dei vocazionisti. Quello che speravamo, è stato di fatto un momento molto forte, certamente ha collaborato per fortificare ancora di più i legami della famiglia vocazionista, che è tutt'una. Religiosi, suori, apostoli, amici di Don Giustino, questa sera abbiamo avuto veramente, abbiamo vissuto un'esperienza di comunione, e questo è molto bello. Si sente la presenza di Don Giustino, si sente la presenza della sua opera, si sente l'odore della sua santità, si sente quello che abbiamo più bisogno, la comunione. Se vogliamo costruire qualcosa di bello, di nuovo, a servizio del mondo, della santità, e cominciamo proprio dalla comunione. È stato un momento bello, ringraziamo il Signore e certamente siamo sicuri che possiamo vivere tanti altri momenti così come questi, perché fortifica la nostra comunione.